Grandi eventi culturali e gastronomici al centro del cartellone natalizio angrese, realizzato in collaborazione con l'amministrazione comunale. Accanto agli eventi prenatalizi organizzati dalle associazioni di categorie degli esercenti, anche una pianificazione culturale affidata alla esperienza di Giuseppe Mascolo, l'attuale assessore alla cultura del Comune Angrese, che illustra per ampie linee il ricco cartellone degli eventi, pensato per venire incontro alle istanze culturali della cittadina. Devo dire, abbiamo avuto una grande collaborazione del pubblico della città, che è stata esemplare, ci ha messo in condizione di essere ospitali con tutti. Quest'anno, quest'estate tra l'altro, è stato bellissimo perché i 20 eventi che abbiamo fatto tra cinema e teatro, musica, danza, cioè sono stati straordinari. In questo atrio del Castello Doria abbiamo fatto un Doria Teatro. 8:30 si aprivano i cancelli, alle 9 incominciava lo spettacolo, alle 10:30 si finiva, cioè era come andare a teatro, e devo dire che il pubblico è stato straordinario e gli artisti ne hanno ricavato. Ora siamo impegnati, per come tu chiedevi, soprattutto e prima di tutto in una cosa. Io come assessore, insieme al sindaco, poi la giunta c'è, ho presentato come assessore al turismo un progetto molto bello per il Castello Doria. Castello, un progetto molto importante e poderoso, perché a livello della provincia di Salerno il Castello Doria di Angri viene ritenuto, anche a detta del presidente, tra i luoghi più belli, tra i castelli più belli. Sono 55, ma che questo di Angri è sicuramente uno dei più belli. In questo progetto io ho considerato tutto, perfino le risorse. Considerato il fossato che non era stato completato dall'intervento regionale della ristrutturazione, ho considerato i parcheggi, ho considerato il centro storico e ho considerato le risorse, per esempio i giornalisti che per oggi ad Angri sono una risorsa incredibile, i formatori che possono essere una risorsa incredibile per altre cose, gli psicologi, cioè tutto ciò che serve a mettere in moto una città dal punto di vista del cambiamento. Mentre ora stiamo aspettando qualche altro giorno per confezionare e mettere in cantiere insieme ai commercianti altre iniziative che, come l'altro anno, saranno sicuramente degne di pochi, perché il rigore lo stiamo mantenendo in assoluto.